ufficiale della nuova serie incredibile God of War on the road, baby damn, andiamo da su, su. Ed eccoci qui, incredibile, finalmente al primo episodio della nuova serie incredibile. Ovviamente in ritardo, beh, ormai ci avrete fatto l'abitudine con i video nostri che arrivano sempre in ritardo. Però abbiamo una novità incredibile, è tornata Mano. Saluta Mano! Oh, qui, every day! Mano, perché sei sparita? Ci sentivamo la tua mancanza! Per forza, per forza! Oggi Mano è molto moccia style, chissà perché. Il vostro Sius sospetta che ha a che fare con il video di oggi. Vabbè, lasciamo perdere. Come sta? Venga, venga! Eccoci qui, incredibile! Quanto siamo carini insieme! Teo, Mano, saluta! Scendiamo i cazzi qua! Oggi sì, hai ragione, Sus. Oggi Mano è molto moccia, vabbè, chissà per quale motivo. Comunque, incredibile, eccoci qua! Finalmente al primo episodio ufficiale di God of War on the Road, baby! Teo, a tema via di Winchery, mamma mia! E ballo in maniera sexy, perché il sol pensare a quella carne fa ballare le ossa dure del vostro scheletro, incredibile! E soprattutto, Sus è curioso. Sì, sono messa son settimane che aspetto che mi racconta le sue avventure, che manco mi ci ha portato a me. E dov'è il mio regalo? Cameron, quando era l'episodio? Ok. Il tuo regalo, Sus, è nel secondo episodio, giusto, Cameron? Salutiamo il Cameron incredibile. Potete sapere che Sus è un po' arrabbiato con noi. Abbastanza, cazzo. Mi avete lasciato qui solo e voi a mangiare a via di Winchery. Succhiate. Vabbè, Sus è ancora un po' arrabbiato. Comunque, tranquilli, perché nel secondo episodio di God of War on the Road, che parlerà del Romix 2023, abbiamo fatto un regalo a Sus. E Sus ci perdonerà, incredibile. Speriamo, perché voglio il mio regalo, Liud. Perché sono il Liud Champion e voglio le cose Liud. Il vostro Sus sarà contento. Solo allora vi perdonerà. E succhiate. Ora che Sus si è calmato, si è calmato, Sus. Guarda, mi tiene fermo Mano. Per forza! Appunto. Ora che Sus è calmo, io e Cameron possiamo iniziare questo incredibile racconto pazzesco, incredibile, sui nostri viaggi incredibili che ci sono stati nella settimana del Godo. Dove, incredibile, siamo andati all'avventura di luoghi incredibili. Perché questo è lo spirito di Godoverse on the road. Lo stare insieme come stavamo nel Godoverse e andare alla scoperta di eventi e luoghi incredibili, cibi incredibili, per trovare il godo incredibile, che a quanto pare il godo, un po' di godo, è arrivato dal godoverso in questo universo che non c'ha godo, e noi andremo in questi luoghi incredibili nella speranza di trovare un po' di godo incredibile. Contento, Sus? Sì, insomma, sta tutto bello, però voglio sapere le cose del viaggio. Mannaggia che Sus, com'è irruento, Sus. Come sarà strutturato questo format incredibile? Semplice, ci sarà sempre uno shorts o un reel incredibile di recap, dove vi faremo vedere un po' di foto, Sus, e poi il video incredibile dove vi racconteremo qualche aneddoto incredibile. E ci faremo una bella chiacchierata in stile vlog incredibile, però Sus. Infatti adesso cambieremo la musichetta, ma prima di tutto vi beccate la sigla del nuovo format, che non l'avete mai vista, perché è una nuova sigla, ed è anche il primo episodio, ci siamo capiti? E quindi niente, 3, 2, 1, sigla incredibile di God of War on the Road, Insomma, sta, è tardi, dobbiamo partire per arrivare puntuali alla nostra incredibile destinazione. Insomma, sta, il godo non si raggiunge a piedi. E dove sono le chiavi della macchina? Ci servono le chiavi della macchina, insomma, sta. E le ho trovate, Sus, sei pronto a partire? Mamma mia, here we go, andiamo! Questi bagni Livorno che costano 2 euro e non sono puliti. Ma niente, almeno li potete pulire, capito? Capito? Quanto è bella questa foto incredibile che abbiamo messo a tema viaggi incredibili. Abbiamo rimesso la musica, sentite? Mamma mia, come siamo fresh e vlogger incredibile. Sus, andiamo da Sus. Ho capito, Sumetta, però dai, iniziamo questo video, altrimenti viene 20 minuti. Forza, Sumetta, forza. E quindi, come è strutturato questo format incredibile? Molto semplice. È diviso in parti, perché a noi ci piace dividere le cose in parti per fare le cose eque e giuste, vero Sus? Esatto, come delle bilance. Struttura incredibile di questi video sarà una bella introduzione, perché a noi ci piace fare le introduzioni incredibili.
poi ci sarà la parte numero 1 che parlerà come al solito dell'andata, più aneddoti vari e chissà che sarà successo. E poi ci sarà la parte 2, dove ci parlerà sempre dei pranzi incredibili, quindi avrà a che fare sempre col cibo, vi faremo vedere sempre foto e video, tranquilli, foto e video ci saranno prima, dopo, pieni di foto e video incredibili, e poi la parte numero 3, con il ritorno e aneddoti, e poi il finale dove vi saluteremo incredibile. Ecco, ora che abbiamo fatto questo, possiamo ripartire con l'introduzione incredibile, quindi 3, 2, 1, Allora incredibile, la nostra prima tappa della settimana del Goto è stato andare incredibile a Via di Vincere Incredibile, che sicuramente conoscerete, perché è un luogo incredibile, mistico, vedete, un luogo mistico che si trova in un paese incredibile che si chiama Vicarello Incredibile, in Toscana. Ah, quanto è bella la Toscana, vero sus? Eh sì, soprattutto il pane senza sale, così almeno ti gusti i salumi meglio, eh? Hai visto come sono acculturato, incredibile? Oggi la macchina manco mi mette a fuoco. Non mi metta a fuoco, cazzo. Vabbè, lasciate perdere, sus, che è emotivamente instabile. Che luogo mistico è Via di Vincere? È in questo incredibile ristorante, steakhouse pazzesco, incredibile, dove c'è il vero godo che ha forma di carne succulenta, incredibile, con l'incredibile Babbo Fabrizio, che salutiamo perché noi siamo diventati incredibili fan di Babbo Fabrizio. Scoprirete perché è incredibile, mamma mia, pazzesco, incredibile. Se non si è capito, Babbo Fabrizio è il babbo del buon Dario Moccia, che assolutamente non conosce nessuno, vero sus? Beh sì, ormai Dario Moccia è un'epoca passata, ecco, ormai siamo noi il futuro, ecco. Vero Mano? Ah, latteria! Vero Mano piace il passato e per questo fa le voci incredibili. Però, giustamente vi chiedere, chi sono i membri incredibili di questa avventura pazzesca? E c'eravamo il vostro scheletro incredibile e cameraman numero uno. E poi c'è stato il problema Udinò, perché noi avevamo detto a Udinò di stare con Sus, però non c'è stato, Udinò se n'è andato, e quindi ci siamo ritrovati Udinò nel treno. Perché fai, te ne privi di portarti Udinò appresso, che sveniva in continuazione sul treno? Assolutamente no. Qual è il verso che fa Udinò quando sviene, Mano? Mamma, quanto è brava Mano, mamma mia. E qui il vostro scheletro incredibile, Udinò e cameraman numero 1 sono andati a termini incredibili alla ricerca di cameraman numero 2, Benito e Guglielmo. E dopo che ci siamo rincontrati, abbracciati e bevuto un bel caffè caldo, visto che faceva un freddo fottuto, alle 8 di mattina lì, abbiamo aspettato incredibile il treno che partiva alle 9.10. E quindi che succede? Siamo recati incredibile alla stazione Termini e abbiamo trovato il nostro binario incredibile, che ovviamente non era scritto nel cartellone perché why not? E qui c'è stato forse quello che potremmo definire il punto nero di tutta la giornata, infatti pure il camera, vedete, concorda, che è il ritardo del primo treno, perché per arrivare a Via di Vincere noi abbiamo scelto il tragitto, in realtà ci dovrebbero essere più tragitti, noi abbiamo scelto il tragitto più, tra virgolette, easy, che era un bel treno Termini-Firenze, e poi da Firenze a Livorno Centrale, e poi da là, per arrivare a Via di Vincere, vabbè, lasciamo perdere. E quindi voi direte, vabbè, ragazzi, voi ho capito che siete abituati al Godovers, però anche qui, in questo universo, i treni non sono puntuali. E ci avete ragione, cazzo, perché il treno è in ritardo di 20 minuti. E voi direte, vabbè, 20 minuti, a noi ci tardano magari anche ore e ore e ore. E ci dispiace, ragazzi, però questi 20 minuti ci hanno completamente rovinato la giornata. E poi lo capirete quando vi racconteremo che è successo. Comunque, abbiamo preso il treno incredibile e vium, siamo arrivati a Firenze incredibile. E durante il tragitto ci siamo fatti una bellissima foto incredibile che avrete visto, e ve la facciamo rivedere. Guarda quanto siamo carini insieme. Salutiamo Benito e Guglielmo, che quanto siamo carini insieme. Deo. E quindi, dopo aver fatto un sacco di chiacchiere, siamo arrivati a Firenze incredibile. E qui siamo stati fortunati perché il treno per Livorno Centrale era immediatamente lì. Quindi ho fatto una corsa incredibile. Siamo arrivati e siamo saliti sul treno. Deo. E quindi, praticamente, dopo un'ora e mezza per arrivare a Firenze, un'altra ora e mezza, lì siamo arrivati verso circa mezzogiorno e qualche cosa a Livorno Centrale incredibile. E quindi, appena scesi, incredibile, a stazione di Livorno Centrale, dopo aver fatto una bellissima e incredibile pausa bagno a pagamento, ovviamente, perché why not, i bagni a pagamento già ci avevamo pochi centesimi spicci, mannaggia la miseria, vero sus? Ammazza, addirittura i bagni a pagamento, minchia, è assurdo, non li ho mai visti i bagni a pagamento, vero Mano? Per forza, ecco, appunto. Comunque, vabbè, sus, ti vedo troppo scherzoso, abbiamo dovuto spendere pure i soldi per il bagno. Ho capito, insomma, sta, però è importante pagare per pisciare, ecco. Lasciate perdere, sus, che è ancora arrabbiato, che fai dispetti al vostro scheletro incredibile, perché lui vuole puntare la carne. Insomma, stai aspettando quando arriva a mangiare Via di Vincere. Vabbè, niente, sus, sei irruento, vabbè. E qui diciamo che è successa una cosa molto simpatica, perché c'erano un sacco di tassisti incredibili, però noi non volevamo prendere il tassì, perché non potevamo spendere una marea di soldi per il tassì. Ricordatevi questa frase per il ritorno, che ci sarà da ridere. Quindi siamo andati a comprare dei biglietti incredibili e qui è successa una cosa incredibile. Siamo andati dall'omino incredibile nella stazione incredibile per comprare dei biglietti incredibili, l'ho detto tre volte. Abbiamo comprato quindi il biglietto per l'andata
e abbiamo fatto un'enorme cazzata, perché giustamente era meglio che ne prendevamo anche uno per il ritorno, mannaggia. Però l'abbiamo chiesto all'omino lì, e l'ometto ci ha detto: tranquilli bimbi, come parlano i nostri amici toscani incredibili, che troverete sicuramente un'edicola a Vicarello dove dovete andare. Ci siamo capiti, inutile che continua la frase. Quindi abbiamo preso questo, siamo saliti su questo pullman incredibile che ci ha messo mezz'ora, si è fatto non so quante fermate, e alla fine siamo scesi a Vicarello, un paesino veramente simpatico. E qui abbiamo dovuto fare una cosa molto furba, perché il vostro scheletro mica pecca di intelligenza, cioè chiamare via di Winchere e dirgli: ragazzi, bello, noi siamo in super in ritardo, per favore non buttate il nostro tavolo nella piscina, lasciateci il tavolo per favore, portate pazienza. Allora ci hanno detto: ah, non c'è problema, incredibile. E quindi siamo arrivati e abbiamo iniziato una camminata incredibile, e vi vogliamo far vedere delle foto incredibili. Guarda quanto è carino Vicarello, guarda che belle queste casette tutte colorate, su che ne pensi? Beh, insomma, queste effettivamente sono delle belle casette, quasi quasi, se ci avessimo dei soldini, quasi quasi una bella casetta lì, che dici, Mano? Per forza! Anche Mano è interessata alle casette di Vicarello. Molto carino questo paesino, incredibile. E quindi che succede? Arrivati qui, quindi dopo aver fatto la chiamata, abbiamo fatto una lunghissima camminata, sempre dritti, tra queste casette incredibili, per arrivare a quello che noi abbiamo definito, e in realtà l'ha definito pure Babbo Fabrizio, l'incrocio mortale. Guardate, eccoci qua. Sus già ride. Insomma, sta, come cazzo ci siete arrivati dall'altra parte? È semplice, caro Sus. Allora, laggiù c'è via di Winchery. Questo è l'ultimo ostacolo. Questo, diciamo, che è il secondo puntino nero della giornata, a parte quei cazzo di 20 minuti di ritardo che ci hanno rovinato la giornata. Questo è il secondo ostacolo pazzesco. E cioè, per arrivare a via di Winchery, cioè l'oasi meravigliosa per eccellenza, bisogna superare questo pezzo incredibile. Quindi voi dovete passare in mezzo a questa strada incredibile con macchine che passano, e tu non le vedi perché arrivano, sono velocissime, cioè manco fossero uno stand incredibile. Voi dovete passare incredibile dritti, e alla fine arrivate in uno sterrato, che sarebbe questo sterrato qua, e si vede da lontananza via di Winchery. Quindi passate sempre dritti, attraversate, e vi troverete nella valle del Godo. Voi dovete arrivare a quella bellissima stradina incredibile e via di Winchery, eccola laggiù che vi aspetta, e adesso vi diremo che è successo. Questa foto però è venuta un po' oscura, cioè capisco che era nuvoloso, però sì, ha ragione, su sta ragione, infatti vedo tutta sfocata, ma non si vedeva niente. Eccola qui via di Winchery. Quindi dopo aver fatto tutta quella strada siamo arrivati a questo luogo mistico incredibile. Quindi siamo arrivati, siamo entrati tutti sudati perché avevamo camminato chilometri incredibile. Questo simpaticissimo ragazzo ci ha introdotto a questo locale incredibile e ci hanno portato al tavolo nostro. Adesso vi faremo vedere che cosa abbiamo mangiato. Quindi tuffiamoci nel cibo. Guardate quanto è carino Sus che guarda le foto. Sono messa per forza, come le guardo dalla testa, e l'occhio ce l'ho davanti. Mamma mia, Sus, come irruento. Sus, basta essere irruento, incredibile. Capisco che sei geloso, però calmati. Ho capito, sua maestà, e voglio il mio regalo. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, il nostro tavolo incredibile. Allora, noi all'inizio pensavamo di mangiare fuori, però a quanto pare non ci si può ancora mangiare fuori. Quindi noi avevamo questo bellissimo tavolo, come vedete, incredibile, ve lo sto mostrando con la mia bellissima manina, che dava proprio sul fuori, sperando che la prossima volta che ci torniamo è aperto, incredibile. E adesso vi faremo vedere le pietanze incredibili. Oh, finalmente, sua maestà, parliamo un po' di sto cibo, perché questa foto me l'ha spammata 100 volte. Mamma mia, questa foto, ragazzi, è bella. Guarda quanto siamo belli. Questa foto è bellissima. Che vi siete mangiati allora che mi spammate queste foto? Che vi siete mangiati? Incredibile, Deo. Allora, è stato un pranzo assurdo, di una qualità che, mamma mia, quel vero godo. Che cosa ci siamo mangiati incredibile? Prima cosa ci hanno portato questa incredibile vellutata di zucca. Useremo termini molto godosi. Quindi ci hanno portato prima cosa questa vellutata di zucca, molto molto buona, con questi semini di riso croccante, però non vogliamo entrare nello specifico che non sappiamo cosa fosse. È inutile dire che il sapore di questa zucca, ragazzi, è incredibile. Cioè, come apertura del pranzo è stato incredibile. Cioè, quando mai abbiamo mangiato una zucca incredibile, vero cameraman? Infatti ogni tanto dovrò chiedere a lui perché. Infatti, quando mai abbiamo mangiato una zucca incredibile? E poi siamo andati diretti, incredibile, con il gran antipasto Winchery con burrata. E cosa sono quei versi animaleschi? Gran antipasto Winchery, mamma mia! C'era di tutto in quell'affare, c'era salumi assurdi. E c'era quel cornetto, mamma mia. Come sta? Si calmi! C'era quel cornetto incredibile, ripieno di, non so, carne incredibile, cioè
Cioè, il problema di quando mangi una qualità così assurda è anche difficile per le papille gustative del vostro povero scheletro e di tutti noi messi insieme lì che ci guardavamo così atterriti davanti a una qualità simile, che chi cazzo l'ha mai mangiato una roba del genere? Quindi scusate se non usiamo paroloni fighi come fanno tutti gli altri. Noi non sappiamo che dirvi, cioè non... Tra un po' erano sapori non identificabili, addirittura godoversosi, vero sus? Vero un cazzo, cioè, se non lo so, non c'ero. Cioè, me lo devi dire lei. Vabbè, comunque, dopo aver abbattuto incredibile, con una rapidità incredibile, tutto il grano antipasto Quince e la burrata, mamma mia, quella burrata, che c'era pure una mini tartara dentro, mamma mia. Passiamo ai primi, e mamma mia i primi, il vostro scheletro incredibile e camera numero uno si sono presi il risotto carnaroli in carbonara di Kobe. Come sta? Perché cascata? Ragazzi, è qualcosa di inaudito. Io non ho mai mangiato un riso incredibile così. Cioè, ma chi... Come è possibile che un riso possa avere una consistenza del genere? Un sapore di carbonara che è via. Un sapore assurdo, una consistenza assurda. Chi cazzo non ha mai mangiato un risotto del genere? Cioè, se il riso fosse così, in realtà noi mangeremo soltanto riso e non pasta precongelata, perché questo cavolo non c'ha i soldi neanche per campare. Vero, mano? Brava mano che conferma. Sono agitato. Insomma, sta si calmi però, Mamma mia, lo volevo mangiare pure, mannaggia. E invece, camera numero 2, convenite con Guglielmo, si sono presi girasoli di farro con formaggio, noci e battuta di wagyu. Mamma mia, allucinante. Terrificanti, ragazzi. Dei sapori che vi stendono al muro e vi colpiscono con le manine. Assurdo. E adesso arriviamo ai secondi. E come potete vedere, il vostro scheletro ha gradito. Le patate sono sempre nel secondo incredibile, quindi che cos'è questo incredibile? Che voi direte, sembra un hamburger, ma magari fossero tutti così gli hamburger. Questo è niente di meno che un filetto di manzo al lardo di cinta senese, che ci ha fatto vedere pure Babbo Fabrizio, che arriva con questi piatti incredibili e ci fa vedere i secondi incredibili, e poi patate. Come potete vedere, quello è il filetto e sopra c'è il lardo. Ragazzi, devastante, vero sus? Sì, ammetto su me stare, adesso mi metterei a leccare lo schermo, mamma mia. Camera numero 2, invece, con Benito e Guglielmo si sono presi l'ingotto di viciola alle nocciole, 300 grammi circa, confermaci, incredibile, ed era assurdo, vi facciamo vedere poi le foto, tranquilli. E me coglioni, ragazzi, cioè, era tutta tagliata benissimo, mamma mia. Poi è stato sempre gentile Babbo Fabrizio, nonostante, purtroppo, e qui ritornano i 20 minuti di ritardo, purtroppo non abbiamo potuto interagire tantissimo con Babbo Fabrizio, perché quando siamo arrivati noi abbiamo mangiato praticamente alle 4, cioè, abbiamo finito quando il locale aveva chiuso, e quindi Babbo Fabrizio se n'era andato da un po', quindi purtroppo non abbiamo potuto conversare per dirgli proprio quanto erano buoni i secondi. C'era tutto lo staff incredibile che ci ha trattato in maniera super gentile, come se fossimo di famiglia, nonostante sembrassimo delle creature non di questo universo, però sus. Ah, ok, sono contento che vi hanno trattato bene, cavolo. E poi siamo arrivati al dolce incredibile, dove il camera numero 2 si è preso dall'inferno al paradiso, che è questo dolce con la fiammella che poi vi racconteranno Benito e Guglielmo. E invece il cameraman numero 1, che ammetto che pure e noi eravamo distrutti, ci avevo preso un buonissimo sorbetto al limone per sgrassare, incredibile. E qui tra l'altro c'è Udinò che ha fatto pure uno scherzo incredibile, ha provato a fare una gag incredibile per far sparire il sorbetto al limone, e il trucco ha circa funzionato. Insomma, poi avrete visto, vi mettiamo il video adesso, incredibile. Quindi taglio incredibile, e adesso vi passo la linea incredibile a Benito Guglielmo e probabilmente Faber arrabbiato, che vi racconteranno del viaggio di ritorno incredibile. Noi ci vediamo nel finale incredibile, quindi a tra poco. Ed eccoci qui, siamo tornati dal viaggio anche noi, giustamente, mica siamo tornati separati, siamo tornati insieme. E quindi niente, noi vi racconteremo invece di un aneddoto, purtroppo, che è successo quando dovevamo andare al bagno. Guglielmo in particolare gli scappava e doveva andare in bagno. Ragazzi, quando dovevo andare in bagno, purtroppo, e quindi io check it out. Mi stava scappando sotto e dovevo andare in bagno. Siamo arrivati tipo alla stazione di Livorno, incredibile. E allora lì ho detto, vabbè ragazzi, per favore fermiamoci, perché sennò me la faccio addosso. E vabbè, ho paura a raccontare questa. Dilla tu Benito. Vabbè, la dico io. Che può essere successo? C'era una sierpe nel bagno?
Uno scorpione, mica siamo in Australia. Era Livorno, no? Che può essere successo? Dai, raccontate. Raccontatemi, tell me. Esatto, purtroppo no, non c'era nulla di tutto ciò, ma c'era una cosa in più spaventosa, cioè, ovvero lo schifiguri, lo schifiguri che si giravano intorno al bagno e noi ci siamo un pochino spaventati. Mannaggia. Esatto, quindi insomma abbiamo avuto un po' di paura. Comunque poi siamo entrati in bagno a pagamento, c'era un sistema macchia ingegnoso per farti entrare, che tu mettevi i soldini e lui ti faceva entrare, incredibile macchia ingegno. E allora siamo entrati e insomma con un po' di paura e poi era difficilissimo uscire. Io non sapevo come uscire, poi per fortuna ho visto un pulsante strano, grigio, gigantesco e l'ho premuto e siamo usciti. Però è stata un'avventura incredibile, mamma mia. Esatto. Comunque, come hanno detto anche i nostri cari amici, anche il cibo era squisito, mamma mia. Io vi giuro, non ho mai mangiato un cibo così, così buono, veramente. E non sto scherzando, cioè, ne ho mangiate di cose. Ma insomma, Faber qui, insomma, sarebbe stato un grande cultore, secondo me, eh? Che ne dici? Mamma mia, solo a vedere queste foto mi viene la colera in bocca, incredibile. Maledetto, dovevo venire pure io. Non mi piace questa cosa. La prossima volta devo venire pure io, capito? I'm beautiful, so beautiful. Food. Esatto, purtroppo mi dispiace. Però veramente il cibo era squisito. Ah, guardate qui che ci siamo fatti una foto. Mamma mia, siamo bellissimi, incredibili. Guardaci che belli. Cioè, praticamente sullo sfondo c'era il giardino dove, insomma, c'era la parte esterna. Purtroppo non siamo andati, però comunque era bellissimo. No, 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 caccia, caccia, no, no, dai, no, dai, non mostrare questa, ti prego, dai, no, mi vergogno, dai, no. Dai, no, mostriamo, mostriamo, dai, bisogna mostrare. No, caccia, caccia, cameraman, no, veramente, cacciala, caccia questa foto, ti prego. Ma che sta succedendo? Non ho capito. Che sta succedendo? Oh, e questo che cos'è? No, ma che vergogna, no! Dai, dai, togli, dai, ti prego, no, dai! Ma capocciotto, me lo ricordo! Mi avevi detto una volta che hai un grande amore per le giraffe, che sono bellissime secondo te. Ah, ma me la ricordo sta cosa. No, no, dai, dai! Che vergogna, però, dai, cacciatevi, vi prego! Che vergogna davanti a tutti i follower, dai! Dai, non c'è niente di male, insomma, alla fine è natura, insomma, voler bene a delle persone o animali è una cosa molto giusta. Mi vergogno però, dai. Bene, dai, cacciamo. Cacciamo, piuttosto volevo farvi vedere innanzitutto alcune foto, insomma, alcune le avrete già viste, però alcune, ecco, qui stavamo mangiando, mamma mia, era un cibo veramente squisito, come vedete, ci siamo fatti la foto sul cibo, perché, insomma, tra l'altro abbiamo tolto i cameraman che stavano seduti dietro, insomma, bruttissimi, infatti, insomma. È vero, purtroppo i cameraman rovinavano tutte le foto, infatti non le abbiamo fatte nemmeno una. Eh sì, il cavolo. Insomma, siamo stati molto. Ci siamo divertiti a mangiare, insomma. L'avrete già vista, però è bellissima, quindi ve la facciamo rivedere. Ah, che belli, guarda, mamma mia, siamo bellissimi. E niente, insomma, poi. Ah, ecco, una cosa che non vi abbiamo detto. Una cosa che non vi abbiamo detto è questo video che è incredibile. Bugia, ce n'è un altro. Comunque, insomma, guardate la profondità di questo cibo incredibile. Guardate, questa era una tartare, ma veramente squisita. Ma guardate pure il video è di bassa qualità, però guardate il taglio, mamma mia! Non avete idea di. Sì, è vero, no, no, veramente era buonissima, cioè io non so veramente cosa dire, era veramente buona proprio. No, il video era questo, comunque ora ve lo faccio vedere, guardate, è bellissimo. Allora, eravamo al dolce, ecco, il contesto è che eravamo al dolce, c'era questa specie di flambé. Ora vediamo che cosa succede, dai. Mi sa che vado a fuoco, grazie. Capito, Stava capito? andando a Giuliano fuoco. si è allontanato. Giuliano si è allontanato perché ha paura. Io Eh pure sì, io mi ero allontanato mi perché. avvicinavi troppo. Chi si avvicina a fuoco si brucia, capito? Non si gioca col fuoco e non si gioca col cibo. Ecco, Ah, sempre c'era lui. pure Sì, scheletro, lo vero? scheletro. Il capitano scheletro, incredibile. Vabbè, ciao, mangio, ho fame. Avevo veramente fame. Sì, effettivamente c'era pure scheletro. Poi non so perché ho detto capitano scheletro. Vabbè, insomma, diciamo che avevo un pochino bevuto. Ecco, vabbè, possiamo dirlo questo, dai. Sì, dai, non è illegale. Alla fine non guidavamo noi, quindi insomma possiamo dire che siamo stati bravi, dai. Bellissimo. Comunque, sì, mi stavo per bruciare il cappello. Insomma, è leggermente importante per me il cappello. Non so se, vabbè, un giorno me ne parlerò. Comunque, assurdo, ecco. Mamma mia, incredibile! Deve stare bruciato, deve stare attento, bonita, capito?
non si gioca al fuoco. Anche se io ho una fiamma incredibile che da qualche parte non mi ricordo bene, ancora sono bene in chiaro i ricordi. Comunque state attenti col fuoco, picciotta, capito? I'm beautiful, take attention to the fire. Come sempre sono molto saggi i nostri amici. Ma scusate, ma io non sarò venuto con voi, ma mi pare che mi risulta che c'è un altro video, o sbaglio? Forse no, non c'è. Ah sì, ma il video che abbiamo fatto alla fine, certo, quando siamo usciti, eravamo, diciamo, in un posto pericoloso e abbiamo fatto un video. Vediamo questo video, eh. Incredibile pranzo via di Luigi, tutti gentili, incredibile, mi spiace per su, assurdo, godo, ritorneremo sicuramente, capito? Mamma mia, abbiamo mangiato come dei porcellini, guarda quanti questi camion, aiuto! Incredibile, è vero, non eravamo proprio lucidi, ecco, quindi abbiamo fatto un sacco di passi a piedi, poi abbiamo preso il taxi, insomma, abbiamo avuto un po' di disavventure purtroppo dopo il pranzo, perché durante il pranzo è stato bellissimo, io ma voglio ritornarci come dico nel video, effettivamente l'unica cosa lucida che dico nel video è che vorrei ritornare a Via dei Quinceri, mamma mia, tutta la vita a Via dei Quinceri, come dice il grande Fabrizio, mamma mia. Capisco, capisco. Quello mi sembra un bravo ragazzo pure a me, da quel poco che ho visto. Certe persone mi fanno incazzare, capito? Ma lui è un bravo ragazzo, rispetta il cibo, rispetta la tradizione. Ed è un bravo ragazzo, veramente. Bravo, complimenti. È per questo che volevo venire pure io, maledetti. I'm beautiful. I'm also want to venire. Klaus ha ragione, pure noi volevamo venire, mannaggia. Io mi sa che vado a fuoco, grazie. Capito, capito? Giuliano mi sta andando perché ha paura. Però io pure io ho paura, Non voglio avvicinarmi troppo. Chi si avvicina a fuoco si brucia, capito? Non si gioca col fuoco e non si gioca col cibo. Ecco, se avete sentito scherzo. Il capitano scherzo, incredibile. Vabbè, ciao, mangio, ho fame. Salve, sono il professore Akowski. Non è successo niente, non è successo niente a quel coglione, è stato mandato via perché non è un vero artista. Quindi, per concludere questo video, vedete, muovo manina. Per concludere questo video incredibile, vi farò vedere una cosa incredibile, che merita incredibile. E se non se ne parla di questa cosa, scandaloso, scandaloso. Guardate che opera incredibile che hanno trovato incredibile. Loro, incredibile, e a Via dei Quinceri, guardate, guardate. Se vi ricordate, adesso farò mettere in editing incredibile, in editing incredibile. Quello che è successo nella puntata della show incredibile, dove io ho mostrato le mie opere incredibili, e vi ho fatto vedere una delle mie opere incredibili internazionali che si chiama Illuminazione. Questa è un'opera per intenditori, eccola qua, ve la presento. Si chiama Illuminazione. Questo è uno sfondo tela bianco, bello, molto bello. Illuminazione, quando il sole colpisce gli occhi e non si vede più un cazzo, e allora ecco l'illuminazione.
molto bello, ambito molto da alcuni molto studiosi, il sole, il sole, e quindi illuminazione. E a Via di Guencioli, guardate, meraviglia. C'è una copia incredibile di una mia opera incredibile che si chiama Illuminazione. Come vedete, questo è su tela scura, incredibile, e anche questo è una dimostrazione di come l'opera chiamata Illuminazione possa avere un successo incredibile, internazionale, e quindi per aver avuto rispetto e non scandalo delle opere del vostro Grakowski, il vostro Grakowski ha fatto un'opera incredibile, in tributo a Via di Guencioli, e ve la farò vedere adesso. Dedico questa opera incredibile a Via di Guencioli e Vicarello. Voilà, guardate che meraviglia. Questa opera si chiama La Torre sul Colle, come vedete, c'è una torre su un colle, ci sono gli alberi rossi, incredibile, ci sono i cieli, qua degli uccelli, e qui c'è una cosa incredibile, guardate, qui c'è una casetta, con dentro un uomo che scrive, guarda, le mail, incredibile. Questa opera è un tributo al vostro Grakowski, dedica a Via Guencioli per il tributo loro a me, io faccio tributo loro a me. Fa male un po' la gola, scusate. E quindi direi di passare la linea al finale, incredibile. Quindi alla prossima, il mondo ha bisogno di arte, il vostro Grakowski, diventa lui, io me ne vado, incredibile, arrivederci. Quindi, come avrete visto, al ritorno purtroppo siamo stati abbastanza sfortunati, siamo arrivati tardissimo, abbiamo speso una miriade di soldi per il taxi, ci siamo fatti pure 6 km a piedi, comunque la bella ciopera, comunque, ne valsa la pena, cazzo, lo rifaremo domani se potessimo. Cioè, ragazzi, voi giustamente vi starete chiedendo, quanto abbiamo speso? In totale abbiamo speso 200 euro per mangiare in un pranzo simile così, e voi dite, vabbè, ho capito, però non è un prezzo molto basso, ragazzi. Per la qualità di quello che mangiate dovete imparare a spendere un po' più soldini. Quindi andate magari, ovvio, non è che è un posto in cui ci andate ogni settimana, poi magari se avete una miriade di soldi ci potete andare tutti i giorni pure. Magari se ce l'avessimo noi ci andremo minimo una volta a settimana, però magari così ci vengo pure io qualche volta. Quindi ragazzi, per la qualità mi raccomando, come dice Babbo Fabrizio, per la qualità imparate a capire bene quello che mangiate e a spendere in caso più soldini per della qualità buona e di cibo che vi fa bene. Quindi una carne così non l'abbiamo mai mangiata, ti manco il godo per se troppo, quindi quindi ringraziamo Babbo Fabrizio, ringraziamo tutta Via di Guencioli per aver avuto pazienza con noi. Guardate quante carne Babbo Fabrizio ci ha pure taggato, incredibile, vedete quanto siamo carini noi? E quindi ci torneremo, appena riusciamo a raccattare un po' dei soldini, ci torneremo, incredibile, tutti insieme, magari ci portiamo anche sus. Ci siamo capiti? Ecco, certo, ma Sus è arrabbiato perché ci voleva proprio venire. E quindi niente ragazzi, siamo sfiniti. Vi ringraziamo per aver visto questo video incredibile, sperando che questo stile un po' così pieno di foto, video frenetico, incredibile di questo format vi piaccia. Quindi, taglio incredibile, vi ringraziamo e noi ci vediamo nel secondo episodio di God of on the Road, dove parleremo di Gnagna, daremo il regalo a Sus, yo! E parleremo del Romix 2020, dove voi direte, vabbè, non è che avete mangiato cose incredibili, no, non abbiamo mangiato di merda al Romix, però abbiamo incontrato dei personaggi incredibili. Quindi taglio incredibile, ci vediamo nel prossimo episodio di God of on the Road, che uscirà prossimamente. Quindi taglio incredibile di nuovo e alla prossima.